Ciao, in questo video leggerò quello che pensate di me o pensate di sapere di me e poi risponderò, quindi vi dirò se sono cose vere, se non sono vere, se sono d'accordo con il vostro punto di vista e via dicendo, insomma. E questa secondo me è una tipologia di video molto carina perché permette di fare due chiacchiere insieme, di farmi conoscere meglio da voi. È un video che ho visto su moltissimi canali che seguo, sia italiani che stranieri, e ripeto, l'ho trovata una tipologia di video molto molto carina. Ho qui, come vedete, il mio telefono perché vi ho chiesto su Instagram di lasciarmi tutte le vostre supposizioni, quindi di scrivermi tutto quello che pensate di me. Cominciamo subito, anche perché mi avete lasciato tantissime supposizioni e ci tengo a leggere la maggior parte, o meglio, la maggior parte non ce la farò mai perché sono veramente tantissime. Comunque ci tengo a rispondere, insomma, a molte delle vostre supposizioni. E ripeto, visto che sono veramente tante, so che questo video verrà bello lungo, direi non perdiamoci insomma inutilmente in chiacchiere e cominciamo subito. Sei tenace? Sì, è vero, sono tenace quando mi prefiggo un obiettivo, faccio di tutto per raggiungerlo, veramente mi impegno tantissimo e do il massimo. Quindi sì, sono una persona tenace sia in positivo sia anche in negativo, perché sono un po' una zuccona. Sembri una persona dolcissima e che pensa molto agli altri, saggia e simpatica, ti ammiro. Allora, grazie mille. Che pensa molto agli altri, sì, è vero, io penso tantissimo soprattutto alle persone che voglio bene, veramente mi faccio in quattro per i miei amici, per il mio fidanzato, insomma, per le persone che amo e a cui voglio bene. Sei molto timida e altruista, ma non ti piace parlare troppo di te. Allora, è vero, sono una persona molto timida. So che può sembrare strano perché comunque faccio video su YouTube, condivido parte della mia vita pubblicamente tramite i social, però sono una persona molto timida sia nella vita reale, direi, anche se questa non è che non sia reale, comunque sia, diciamo, nella mia quotidianità, quando magari conosco qualcuno, incontro qualcuno, sono comunque molto timida, faccio fatica ad aprirmi, e sia anche online, anche se so che può sembrare strano. Però è vero, diciamo che per ricollegarmi alla seconda parte della frase, non ti piace parlare troppo di te, in parte è vero, su magari aspetti più, non vorrei dire importanti, però su aspetti più, sì, importanti, diciamo, faccio un po' fatica ad aprirmi, faccio un po' fatica così a condividerli sia online che anche offline, ripeto. E infatti, non so se ci avete fatto caso, anche qui sul mio canale parlo tanto di me, parlo tanto della mia vita, di alcuni aspetti, diciamo, della mia vita, mentre non parlo di altre cose, insomma, di altri aspetti, perché da un lato ci tengo a tenerli privati, dall'altro comunque, ripeto, sì, sono una persona timida, come dicevo, anche altruista, e anche questo penso che sia vero quando voglio bene una persona. Quando tengo qualcuno, tendo insomma a dare il massimo, diciamo il 100%. Sei davvero semplice e sorridi delle piccole cose. Più sia semplice, dipende che cosa si intende per semplice, perché in realtà sono un po' complicata, ho un carattere un po' complicato. Però se si intende invece, perché poi infatti la frase continua con sorridi delle piccole cose, quindi se si intende che mi piacciono le cose semplici, che mi diverto anche con poco, appunto sorridi delle piccole cose, questo è assolutamente vero, mi diverto anche con poco, non mi serve fare chissà che cosa, non mi servono insomma grandi cose, sono amante delle cose semplici. Quando andavi ancora a scuola odiavi la matematica. Allora, odiare è una parola molto forte. Diciamo che la matematica non siamo mai andate troppo d'accordo, non ci siamo mai capite, perlomeno al liceo. La matematica non la capivo e quindi non mi piaceva assolutamente. Non mi piaceva, ripeto, non la capivo fino a quando non ho iniziato a prendere ripetizioni. Quando ho iniziato a prendere ripetizioni, ho iniziato a capire la matematica e ha iniziato anche un po' a piacermi. All'improvviso ho iniziato anche ad andare bene in matematica, ovviamente non è che prendessi tutti i 10, però comunque ho iniziato ad andare discretamente bene, diciamo, e quindi è iniziato a piacermi. Quindi sono passata dal non amare assolutamente la matematica al dire in realtà mi piace. Non era sicuramente, ripeto, la mia materia preferita, però comunque non mi dispiaceva, ecco. Poi, prossima supposizione. Non ti conosco di persona, ma il mio pensiero è che tu abbia la vita perfetta che tutti desiderano. Partendo da questo commento, vorrei fare una piccola riflessione con voi. Penso di essere una persona molto fortunata e sono molto grata per le amicizie che ho, per tutte le persone che ho nella mia vita, le mie amicizie, la mia famiglia, il mio fidanzato. Sì, penso di essere molto fortunata e ne sono grata, però al tempo stesso ci tengo anche a dirvi che ovviamente la mia vita non è perfetta, come la vita di nessuno è perfetta, e ci tengo a dirlo soprattutto per le ragazze e i ragazzi più giovani che mi seguono, perché so che magari guardando, non lo so, il mio profilo su Instagram
possa sembrare che la mia vita sia fatta solo di bei momenti e non anche di difficoltà. La mia, come quella anche di tante altre persone, tanti altri influencer. Io poi ovviamente parlo per me, però penso che sia normale voler condividere le cose belle, i momenti felici e non i momenti bui, i momenti difficili. E non ve lo dico assolutamente per lamentarmi, perché ripeto, io sono felicissima della mia vita, di tutte le belle persone che ho nella mia vita, sono molto molto grata di tutto, però insomma ci tengo a farvi capire che in realtà non è sempre così. Prossima supposizione: non sei vergine. No, non sono vergine, sono dei gemelli. Praticamente non ti arrabbi mai. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Io mi arrabbio. No, dai, non tantissimo. Io mi arrabbio come tutte le persone normali, mi arrabbio. E mi arrabbio quando ci sono motivi validi, diciamo, per arrabbiarmi. E a volte anche quando non ce ne sono tantissimi. Non lo so, per i quali potrei fare a meno di arrabbiarmi. Nel secondo caso me ne rendo praticamente conto subito, dopo 5 minuti mi è già passata. Nel primo caso invece no, mi arrabbio e resto anche della mia idea. Penso che sia importante tirare fuori le sensazioni, le emozioni e comunicare, anche perché quando ci si tiene tutto dentro e si tende a non arrabbiarsi mai, poi alla fine si esplode, quindi penso che sia meglio cercare comunque un confronto. Poi, sei una ragazza molto tranquilla e per te le amicizie sono molto importanti. Le amicizie sì, ci hai preso, per me le amicizie sono estremamente importanti e in generale insomma i rapporti con le persone per me sono veramente molto molto importanti. Ci tengo tantissimo, mi faccio in quattro per le persone a cui voglio bene e quindi insomma sì, la seconda parte della frase è vera. Riesci a sorridere nonostante le difficoltà? Anche questo è vero, questa ragazza ci ha proprio preso in pieno. Sono una persona che tende a sorridere, che tende a vedere le cose in maniera positiva, che insomma prova sempre a cercare di essere positiva e di essere ottimista nonostante le difficoltà, anche se a volte diciamo davanti ad alcune situazioni è praticamente impossibile, di fronte a lutti, a grandissimi dolori è umanamente diciamo impossibile riuscire a sorridere e a pensare in maniera positiva. Però per quanto riguarda le difficoltà in generale, piccole o medie, diciamo che la vita ci può così far trovare lungo il nostro cammino, sì. Prossima supposizione: ti piace prendere l'aereo? Assolutamente sì, quindi supposizione azzeccatissima, io adoro volare, tant'è che ormai sono anni che lo dico, non so se l'ho già detto in un video o meno, comunque mi piacerebbe tantissimo prima o poi prendere lezioni e fare il brevetto, insomma, per poter imparare a pilotare un aereo. Non fumi? Sì, è verissimo, io non fumo e non ho mai fumato. Non ti piace l'arroganza e la maleducazione? Verissimo, anche questo verissimo, non sopporto le persone arroganti e soprattutto le persone maleducate, e penso che ci sia sempre modo e modo di porsi con le persone. Secondo me in ogni occasione devi sempre sentirti perfetta, altrimenti non esci di casa. Assolutamente no, io la maggior parte delle volte esco struccata, con i capelli spettinati e in pigiama, e non mi interessa assolutamente né di quello che la gente può pensare o può dire né di essere perfetta. Da piccola eri un po' insicura e lo sei ancora in parte, ma hai lavorato molto su questo. Allora, è vero, da piccola ero molto insicura sia sul mio aspetto fisico sia sulle mie capacità, insomma ero molto insicura in generale della mia persona. Ho lavorato molto su questo, sì è vero, in parte lo sai ancora, dipende un po' dai punti di vista, nel senso che in generale sono abbastanza sicura delle insicurezze, ma come penso che sia normale, però sì è vero che ho lavorato molto su questa mia insicurezza. Penso che sia una cosa molto importante, una cosa da non dare per scontata. È fondamentale secondo me credere in se stessi, volersi bene, prendersi cura di se stessi, e ripeto, non è una cosa da sottovalutare, me lo diceva sempre anche mia nonna, mi diceva sempre di volermi bene, di amarmi, di prendermi cura di me stessa, e innanzitutto perché se non lo fate con voi stessi non riuscirete a farlo neanche con gli altri, e poi anche perché molto spesso lo si pretende un po' dagli altri, diciamo, però secondo me bisogna essere i primi a farlo, sia nei confronti di noi stessi sia che poi con gli altri. Poi rispondere a tutta una sfilza di commenti, sono veramente veramente tanti e non mi aspettavo di riceverne così tanti, e fondamentalmente sono tutti uguali, sono tutti sei ricca, penso che tu sia molto ricca e via dicendo. Una ragazza scrive: sei molto ricca perché viaggio ovunque, beata te che puoi, e quindi vorrei prendere la palla al balzo per rispondere a questa ragazza e anche per rispondere un po' a tutti, perché la questione dei viaggi
è una questione che mi viene posta in più occasioni, perché mi vedete fare effettivamente tanti viaggi. Sì, è vero, io viaggio molto, però per lo più la maggior parte dei viaggi che faccio, direi un 80 se non anche un 90% di tutti i viaggi che faccio, sono viaggi che faccio per lavoro. Quindi sono viaggi che vengono di volta in volta organizzati e spesati da aziende, da agenzie, per dei progetti ben specifici. Quindi sono tutti viaggi che non c'entrano nulla con le mie finanze, con il mio stato finanziario, perché non sono viaggi pagati direttamente da me, ma sono viaggi che mi vengono offerti, ripeto, da aziende oppure da agenzie, in base a quello che è il progetto. Poi ci sono anche dei viaggi in cui mi viene offerta una parte di viaggio, quindi magari non tutto il viaggio, mi viene offerto magari il soggiorno da parte di un hotel oppure di una catena di hotel. Quando invece vado in vacanza sono direttamente io a pagare per le mie vacanze. Io di solito vado in vacanza con Massimo, quindi di solito siamo io e lui a pagare per la nostra vacanza, anche se anche in questo caso potrei fare una piccola parentesi, perché a volte magari ci sono degli hotel che mi contattano, che mi offrono dei soggiorni, quindi magari a volte bisognerebbe insomma valutare viaggio per viaggio, però diciamo che bene o male questa è la regola, diciamo, possiamo fare una netta divisione tra viaggi di lavoro e vacanze. E per quanto riguarda le vacanze, entrambi lavoriamo, entrambi siamo adulti, lavoriamo da tanti anni e decidiamo insomma di investire quelli che sono i nostri risparmi nei viaggi, perché è una passione che ci accomuna. Quindi, per rispondere un po' più in generale sulla questione della ricchezza, penso di essere fortunata da un punto di vista economico, perché non mi manca nulla, perché posso togliermi degli sfizi, però questo è quanto, insomma non penso di essere ricca o molto ricca, come hanno scritto alcuni di voi. Non ti piace / non sai cucinare? Allora, in realtà mi piace cucinare, però sì, non sono troppo portata in cucina, quindi sì, cucino poco, e quando lo faccio faccio cose molto semplici, piatti molto semplici, tipo la pasta o via dicendo. E poi un'altra cosa che faccio è accendere il forno e mettere tutto in forno, perché così facendo le cose si cuociono da sole e io non devo fare niente. Che hai fatto il liceo classico? Sì, è assolutamente vero, ho fatto il liceo classico. Che vuoi dei figli? Sì, sia io che Massimo vogliamo dei figli, ma non adesso, quindi sicuramente in un futuro. E ci tenevo a rispondere perché ho visto che ci sono parecchie domande sui figli, addirittura una che diceva: adesso che ti sposi, insomma, penserai subito a un figlio. In realtà no, non vogliamo pensarci subito, ma insomma tra un po'. Penso che tu sia molto legata alla tua famiglia e ai tuoi amici, verissimo, assolutamente, ne ho già parlato anche prima, e quindi insomma non mi dilungo più di tanto, però sì. Secondo me sei una persona sensibile, sì, è vero, sono molto sensibile, molto emotiva, calcolate che piango anche guardando un film, leggendo un libro, a volte anche guardando una pubblicità, e quindi sì, sono una persona che si emoziona molto facilmente, una persona molto sensibile, a volte do troppo peso, diciamo, a delle situazioni, delle cose che mi fanno restare poi molto molto male. Poi, un sacco di complimenti, penso che tu sia una ragazza fantastica, strasimpatica e solare, e penso di te che sei una ragazza bella, dolce, solare, che mette tutti di buon umore, cioè veramente grazie mille. Grazie mille, siete stati tutti gentilissimi e gentilissime, ripeto, sono molto contenta che pensiate queste cose di me, queste cose così belle di me, e direi di smettere di leggerle, perché sennò sembra che voglia autocelebrarmi. Andiamo giù. Secondo me non ti piace fare le pulizie in casa e hai qualcuno che te le fa. Sì, è vero, c'è azzeccato, una signora che lavora qui e che ci aiuta, santa subito tra l'altro, e che fa il grosso, diciamo, del lavoro, mentre io e Massimo facciamo le cose un pochino più piccole, insomma, da dover fare tutti i giorni, come tenere la cucina pulita, la cucina ordinata, il fare la lavastoviglie, fare le lavatrici. Diciamo che lui fa più la lavastoviglie e io invece faccio più lavatrice e asciugatrice, ci dividiamo così i compiti. Sei vegetariana? No, non sono vegetariana. Penso che il dubbio, perché ho ricevuto molti commenti di persone che mi hanno scritto sei vegetariana, penso che il dubbio sia nato dal fatto che ho filmato alcuni What I Eat in a Day e in uno non c'erano né carne né pesce, quindi era un What I Eat in a Day vegetariano, perché in quel giorno ho mangiato così, insomma, molto semplicemente, non mangio la carne, non mi è mai piaciuta la carne, non ne ho mai mangiata tantissima in realtà, mangio ogni tanto qualche salume e mangio il pesce, quindi assolutamente non posso essere definita vegetariana. E l'unico caso in cui chiedo un'alternativa vegetariana è quando so che c'è un menù prettamente di carne. Vi faccio un esempio: quando volo in aereo chiedo sempre un menù, comunque non sempre, ma molto spesso, un menù vegetariano, perché
spesso so che sì, ci sono delle alternative, però spesso sono, non lo so, pollo o manzo, e quindi finirei con non mangiare né l'uno né l'altro, e quindi in quel caso chiedo un menù alternativo. Secondo me non ami molto il sushi. Ora non so che cosa possa avervi fatto pensare questa cosa, non è assolutamente vero. A me piace moltissimo il sushi, mi piace moltissimo la cucina giapponese, mi piace da sempre. Penso che sei una brava ragazza, lavoratrice, ma un po' viziata, scusa se te lo dico. Allora, in realtà vorrei fare una piccola riflessione con voi, perché secondo me il lavoratrice, cioè l'essere lavoratore e l'essere viziato, sono due cose che non vanno a braccetto. Anzi, secondo me sono un po' una l'opposto dell'altra. Che una persona viziata è secondo me una persona che non fa nulla, che vive nell'ozio, ovvero l'esatto opposto secondo me dell'essere lavoratori o dell'impegnarsi in quello che si fa. Può essere sia la scuola, sia il lavoro, insomma. Penso di essere sì una gran lavoratrice. No, non penso di essere viziata. Penso che magari l'idea, il concetto di viziata possa nascere dal fatto che magari mi vedete fare determinati acquisti, vedete che mi faccio tanti autoregali, però in realtà questo io non lo vedo come un vizio, come un essere viziati, perché semplicemente ognuno con i propri risparmi fa quello che vuole. Penso che ognuno sia libero di investire i propri risparmi come vuole, e non lo vedo come un essere viziati, ecco. Hai un fratello? Vero. E preferisci il primo al secondo come cibo? Vero. Quindi sono entrambe vere. Sì, ho un fratello e sì, preferisco i primi rispetto ai secondi piatti, e anche i dolci mi piacciono tantissimo. Sei una persona molto gentile che non si ferma alle apparenze, e anche questo è incredibilmente vero, mai fermarsi insomma solo alle apparenze. Poi ultima supposizione per oggi: sei una ragazza molto sensibile e lotti per ciò che vuoi, fai davvero di tutto per avverare ogni tuo sogno. Sono molto contenta di aver letto questo messaggio, perché sì, è vero, sono contenta che sia una cosa che traspaia insieme all'essere sensibile, ne abbiamo già parlato. E con questo direi che per oggi è tutto, anche perché mi si è già spenta la macchina fotografica ben due volte, il che vuol dire che o ho parlato troppo oppure ormai la batteria è andata ed è da cambiare, anche se in realtà penso entrambe le cose. Quindi io vi saluto, vado a comprare un'altra batteria. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e aspetto come sempre poi tutti quanti i vostri commenti. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!